La condanna dell'aggressione della Russia ai danni della Georgia è ormai unanime nel mondo. Il presidente degli Stati Uniti e persino il candidato alla Casa Bianca, Obama, definiscono irresponsabile il comportamento della Russia. La decisione di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste della Abkhazia e dell'Ossetia del Sud viene condannata anche da molti altri paesi, compresa l'Italia. Mosca è invitata a ripensare sulla sua decisione, a interrompere l'aggressione della Georgia e a rispettare gli impegni presi a livello internazionale. Si sostiene a gran voce che debba essere rispettata l'integrità territoriale della Georgia, nel cui territorio debbono continuare ad essere ricomprese le province appunto dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Anche il nostro ministro degli affari esteri Franco Frattini esprime rammarico per la situazione che si è venuta a creare. Ascoltiamo il ministro in una intervista rilasciata al TG1. Il presidente russo ha firmato e ha riconosciuto l'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Come giudica questo atto? Ma la giudichiamo con rammarico. Evidentemente questo contraddice un principio della comunità internazionale, l'integrità territoriale della Georgia. Avremmo desiderato un comportamento diverso. Resta fermo il principio di non isolare comunque la Federazione Russa. Ecco, lei in partenza per Tbilisi, la capitale della Georgia. Che cosa pensa di trovare e che cosa spera di ottenere? Ma troveremo dalla Georgia preoccupazione e parole ovviamente di condanna per la Russia. Spiegheremo agli amici georgiani che noi vogliamo una collaborazione, non vogliamo un confronto, non vogliamo uno scontro, non vogliamo climi da guerra fredda. E chiediamo alla Georgia di collaborare con noi a tessere nuovamente un filo di dialogo e un filo di stabilizzazione per il Caucaso. Lei è convinto che si uscirà da questa crisi? Dobbiamo uscirne. Il prezzo che pagheremo altrimenti sarebbe troppo alto. Come si fa a collaborare per la sicurezza del mondo senza la Federazione Russa? È un attore di cui dobbiamo tener conto.